nothing else. He traded the world for the good things found. If she's bad, he can see it. She can do no wrong. Hands on his back on his best friend, if he put it down. Trying to hold on what he needs. He'd give it all his comfort and sleep out in the rain. If she said that's the way it ought to be. Such a misery. If she's playing for a fool, he's the last one to know. Loving eyes can never see. It's when a man loves a woman, I know exactly how. Amici carissimi del Tino e dell'Erminia Carugati. Buongiorno. Ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per il nostro tutorial del venerdì. E oggi c'è musica straniera e finalmente dopo tanta musica italiana cambiamo un po' genere. Oddio, non tanto il genere perché questa è una ballad, però è realizzata appunto non da un italiano ma da Michael Bolton. Oh, prima che mi dimentichi, devo dire una cosa importante. È uscita la mega dispensa realizzata con il fido Andrea Palma. La potete trovare sul mio sito. Adesso in descrizione vi potete trovare anche il link per arrivarci più comodamente. È una mega dispensa, veramente ha fatto un lavoro straordinario l'Andrea, con 191 pagine. E 630, una cosa di questo genere, illustrazioni che, badate bene, oltretutto non sono pentagrammate, ma sono illustrazioni dove viene messa in primo piano una porzione di tastiera e dei pallini rossi che stanno a significare che quelli sono i tasti da premere per le varie scale, i vari accordi, i vari voicing. Veramente un lavorone che ha fatto l'Andrea e niente che vi può essere di aiuto, di sostegno
se guardate o riguardate il videocorso di Buon Mattino, quello che ho pubblicato ormai un mese scorso. Bene, detto questo, e detto anche che di questa When a Man Loves a Woman abbiamo a disposizione anche la base MIDI, diciamo proprio due parole su questo artista dalla voce veramente così straordinaria come Michael Bolton. Io la prima volta che l'ho sentito, sono molto sincero, credevo fosse un uomo di colore, un cantante di colore, perché tale ha la voce che avete visto che l'ha potuta cantare tranquillamente l'Erminia, che è una donna. Sei una donna? Sembrerebbe di sì. Senza fare, oddio, non senza fare sforzi, perché l'ho sentita in alcuni punti, ho dovuto andare anche in falsetto, ma ha potuto tranquillamente farla. Se fosse stata quella di Bolton una voce normale, saremmo stati costretti ad alzare, perché sappiamo che c'è sempre una quarta, una quinta anche di differenza tra la vocalità, il range maschile e quello femminile. No, l'abbiamo lasciata così e così la vediamo. Bolton è nato nel 53, quindi ha oggi 68 anni, è nato nel Connecticut. Ti dice qualcosa anche questo stato? È molto affezionato al Connecticut. Un giorno vi spiegherò perché. Nato nel 53, ma è esploso a livello di artistico come cantante piuttosto tardi, quando aveva già praticamente, era sulla trentina, cosa abbastanza inusuale, perché generalmente attorno ai 20 anni, massimo 25, uno si doveva esplodere, è esploso. Lui invece ci ha messo un pochino più di tempo, però ha veramente lasciato il segno con questa voce incredibile. Allora, il brano è una cover, perché è stato realizzato da un certo, devo leggere perché mi ricordo di più, Percy Sledge, nel 66. E pensate che questo signore credeva così tanto nei suoi mezzi, nella potenzialità di questo brano, che cedette i diritti d'autore. Non so, spero che si sia fatto dare qualcosa, perché li cedette a un tal William e un altro, forse Lewis, ma due che io non conosco. Beh, questi qui, con questi diritti qua, visto che il disco ha venduto milioni di copie, soprattutto nella versione poi di Bolton, questi hanno fatto i signori per tutto il resto della loro vita, io credo. Comunque ebbe successo anche il nostro Sledge, ma certo quando arrivò poi la versione di Bolton con questa sua straordinaria voce, il brano veramente andò nei primi posti delle classifiche di tutto il mondo. Era il 91, quindi passarono un bel, 86, 25 anni da che uscì la prima versione. Allora, non dico più niente. Il Bolton sta bene, mi ha chiamato ieri mattina, mi ha detto che è in forma, quindi noi siamo contenti per lui. Ah, ecco, invece chi non è in forma, purtroppo non lo è più, è Franco Battiato. E io colgo veramente l'occasione di questo video perché mi è dispiaciuto veramente tanto. L'Italia ha perso si è soliti dire quando manca qualcuno che era bravo, che era buono, che era bello, magari in vita gliene si è dette di tutti i colori, ma non è il caso di Battiato. Battiato era amato anche quando era in vita, perché aveva un modo di scrivere veramente tutto suo, con questo vocabolario sempre molto particolare, ricercato, armonie sempre non scontate, una personalità molto, molto, molto grande, molto forte. Sappiamo bene che era anche un pittore, un regista anche cinematografico, un uomo di grande cultura. Abbiamo perso veramente con lui veramente tanto. Ok, fatta questa piccola e doverosa menzione a Franco Battiato, andiamola a vedere questa When a Man Loves a Woman di Michael Bolton, che non è un brano difficile per nulla, anche perché le armonie si ripetono più o meno. L'unica difficoltà è quella che abbiamo la solita modulazioncella nel centro
che sposta il centro tonale, in questo caso di un semitono. Partiamo in re bemolle e andremo in re. Quindi dico re bemolle, non do diesis, perché se dicessi do diesis sappiamo che complicherei ancora di più la cosa, perché a questo punto le alterazioni sarebbero 7, invece con il re bemolle sono comunque 5. Eccolo qua. Allora, il brano ha una intro che va a riflettere completamente quello che avverrà poi a livello armonico nella strofa. È un po' un mezzo canone di Pachelbel, non proprio veramente compiuto, ma vedete che gli accordi sono quelli. E la intro fa così. Io qui mi fermo, lasciando, vedete, un, come dire, non do un appoggio velocissimo. È un appoggio in pratica che dura un quarto, perché questa è la ritmica, sono 55 bpm del brano, che schi, lei è il do centrale. Quindi, intro, anche a ritmo, diciamo, in 12 ottavi, sentite, non possiamo suddividerlo per 2, né per 4, né per 8, ma proprio un, due, tre, un, due, tre. Tipico andamento di un ritmo ternario o composto, in questo caso è quello di un 12 ottavi. Allora, iniziamo con un re bemolle che poi si trasformerà in un la bemolle e lo prendiamo con la terza al basso. Dita, forchetta, la bemolle, mi bemolle, la bemolle e do al basso. Andiamo poi su un si bemolle minore settima. Qui i casi sono due, io ho scelto questa opzione. Vado su un si bemolle minore settima, mi vede in pratica prendere una triade di re bemolle nella destra, con basso di si bemolle. Io la mantengo questa triade, scendendo ancora col basso, in questo caso sto suonando un re bemolle con la quinta al basso. Oppure l'altra cosa che si può fare, e funziona benissimo, è prendere il si bemolle a livello di triade, senza altre tensioni, e poi scendere col basso e renderlo un si bemolle minore settima. L'effetto è abbastanza identico. Dopodiché andremo su un sol bemolle, io l'ho preso con la nona aggiunta, sufficiente suonare la bemolle, si bemolle, re bemolle con la destra, basso di sol bemolle. Andremo quindi sulla dominante del nostro centro tonale che è la bemolle, prendendolo undicesima, quindi triade di sol bemolle nella destra, basso di la bemolle. Eccolo, atterriamo sul re bemolle e per, come dire, realizzare un minimo turnaround, che poi non è un turnaround, ma è semplicemente un accordo, rimettiamo ancora il la bemolle undicesimo. Eccolo qua. Vai Erminia quando vuoi. When a man loves a woman, can keep his mind on nothing else. He trade the world, what a good thing he found. Best friend, if he put it down. When a man loves a woman, spend his very last dime trying to hold on to what he needs. Fermiamo qua, anche se c'è veramente poco da dire, perché le armonie che ha cantato l'Erminia e l'ha fatto per 4 giri sono le stesse della intro. Andiamo a rivedere: re bemolle, la bemolle con la terza al basso, si bemolle minore settima,
Re bemolle con la quinta al basso. Avete visto che io una volta, se siete stati attenti, ho messo un Si bemolle minore, poi sempre scendendo col basso, eh? Un canone di Pachelbel avrebbe fatto questo. Abbiamo visto proprio settimana scorsa, quando abbiamo fatto, cosa abbiamo fatto settimana scorsa? Bene, abbiamo fatto, ah, e tu? Stessi accordi, stessa roba, stessa progressione, trita e ritrita, però questo va. Quindi dicevo che l'Erminia ha cantato per quattro volte questa progressione, non l'ha completata, Re bemolle, andiamo sul Sol bemolle, La bemolle 11, Re bemolle, per ritornare su Re bemolle ancora l'accordo di dominante del nostro centro tonale, La bemolle undicesima. Quattro volte. Giunti al termine, saremo in Re bemolle. E facendo questo terzinato, suoniamo una Re bemolle settima, perché l'accordo a seguire sarà un Sol bemolle. Facciamo diventare il nostro Re bemolle una dominante secondaria. Sei pronto, Erminia? Cara, che adesso qui c'è la modulazione a schiaffo, andremo in Re, e quindi non è facile per chi canta, eh? Allora, inciso, dopo aver fatto questo terzinato su Re bemolle, pam pam pam, Sol bemolle, Re bemolle, lo rendiamo settima e ci riporta sul Sol bemolle. Un'altra volta, siamo sul Re bemolle e velocemente facciamo, quello che è stato poi l'inizio della strofa, Re bemolle, La bemolle con la terza al basso, Si bemolle minore, settima. Altra dominante secondaria, siamo sul secondo grado di Re bemolle, ma vedete che io lo prendo maggiore e settima, e vedete che lo prendo con le dita a forchetta, perché mi è molto comodo. Ora cerchiamo di fare su questo La bemolle undicesima degli appoggi. Ora l'Erminia dovrà andare qui, vediamo se la prende giusta. Vai quando vuoi, cara. When a man loves a woman, deep down in his soul, she can bring him such a misery. If she's playing like a fool, he's the last one to know.
Leggo qua, non mi sono fermato perché non c'è molto da dire. Il brano appunto a schiaffo va in re maggiore, dove proponiamo le stesse armonie. Per tre volte. Le armonie sono naturalmente re, la con la terza al basso, si minore settima, re con la quinta al basso, con il la, sol, la undicesima, re. E per ritornare in re ancora la undicesima. Lo facciamo appunto tre volte. Ultima volta. Ci fermiamo con un appoggio sul sol. 2, 3, 4. Un appoggio sul sol undicesima. 3, 4, 1, 2, 3, 4 a vuoto, perché qui ci sarebbe un fil di batteria. Dopodiché ritorniamo a conclusione del brano a ripetere per 4 volte una progressione che è molto simile a quella della strofa, ma non esattamente. Le armonie sono re, la con la terza al basso, sol con la terza al basso e quindi ancora il la undicesimo. La facciamo per 4 volte. Vediamo di rallentare un po' alla fine. Ecco, quindi vedete che il brano non è difficile, anche a livello di accompagnamento pianistico, ritmico, arpeggiamo tantissimo. Ad esempio questa ultima progressione, però anche quando dico arpeggiamo tantissimo non vuole dire arpeggiamo sempre, mettiamo degli appoggi armonici che così danno varietà come sempre al nostro suonato. Credo che non ci sia altro da dire, se non fare i complimenti ad Erminia, devo dire, perché è stata veramente brava a cantare questo brano, non semplice, a cucare anche la modulazione al volo. E quindi, che dire, ci vediamo venerdì prossimo. Adesso al solito mi giro, anche perché devo annunciare il protagonista della prossima intervista domenicale. Ho intervistato un personaggio molto interessante, magari non ha questa popolarità, non è Bollani a livello di popolarità, anche lui se ne renderà perfettamente conto. Ma non perdetevi l'intervista con Giuseppe Amatulli, che è innanzitutto una persona gradevolissima, poi un grande violinista che ci parlerà senz'altro della sua musica, ma soprattutto del suo strumento, ce lo farà sentire, ci dirà come è fatto, come si accorda e quant'altro. Quindi a tutti coloro che sono interessati a questo meraviglioso, peraltro, strumento, non perdetevi l'intervista con il buon Amatulli domenica. Nient'altro, vi salutiamo, grazie di essere stati con noi e ci vediamo venerdì, a presto con il Tino Calugati.